collegamento con le sale operatorie, penso che... Eccoci, noi siamo quasi pronti, io vedo dai monitor di servizio che si stanno facendo gli ultimi preparativi, ho intanto qua vicino a me Antonello Rapisarda. Antonello, intanto potremmo tirare un po' le fila di questa prima sessione di chirurgia prima di vedere all'opera gli altri tre colleghi e te stesso fra poco per il secondo slot di chirurgia. Un bel congresso organizzato bene che ci ha fatto vedere interventi simili ma non uguali, operati in maniera estremamente didattica, come dire, nella logica della sigla che vuole essere un congresso di amicizia, di simpatia, di aggregazione, ma fondamentalmente anche di aggiornamento e di cultura. Hai detto praticamente tutto. Bella chirurgia, la chirurgia più moderna, con le corrette indicazioni, quindi per tutti coloro che stanno lì in sala a guardare, certamente esce un messaggio di serenità per una malattia che certamente quando ci arriva in studio ci preoccupa, soprattutto laddove abbiamo a che fare con i giovani, ora ce ne sono tanti. Dici, ma perché prima non c'erano? Sì, ma non li, colpa nostra, oggi la semeiotica, le attenzioni che possiamo portare ai nostri pazienti, la maniera di seguirle, è certamente qualcosa di molto importante. Abbiamo ascoltato il presidente Barbuto che si occupa di quello che noi non siamo riusciti ad aggiustare. È una società, quella dell'Unione Italiana Ciechi, non me ne voglia Barbuto, che mi piacerebbe vedere chiudere, che non ci siano più ipovedenti in giro, e ci dobbiamo impegnare tutti insieme per riuscire a ottenere questo obiettivo. Certo, in effetti abbiamo visto, a parte le parole di Antonello, naturalmente che hanno una logica, come dire, sociale, politica e di ricaduta nell'ambito appunto della società civile, del mondo del lavoro e delle persone così. Sicuramente il glaucoma è una malattia importante che ha subito, come dire, una serie di vantaggi negli ultimi tempi, anche per la diagnostica per immagini, sempre più raffinata, sempre più precisa, con la possibilità di nuovi schemi terapeutici, ma forse poi alla fine la chirurgia finisce con l'essere probabilmente la situazione che dà un cut-off e una speranza in più ai pazienti con le varie tecniche, no? Sì, certamente sì. Ripeto quello che ho detto ieri in aula, non dobbiamo ridurci ad operare soltanto quello che la terapia non riesce a sistemare, cioè i pazienti con 4 farmaci, 25 anni di distillazione, poi quando arrivano al tavolo operatorio sono di difficilissima soluzione. Dobbiamo modificare il nostro atteggiamento e cominciare a consigliare la chirurgia nel momento più adatto. È lì che le nuove tecniche, i nuovi device possono aiutarci per essere meno aggressivi. Mettiamo meno tubi, parlo di valvole, e vediamo di essere propositivi tutti insieme per affrontare i pazienti in momenti un po' più precoci rispetto a quello che facciamo. Quindi, come dire, gocce sì, ma entro un certo limite, chirurgia sì, con la logica di un'ampia gamma di scelta che oggi è possibile, per dare eventualmente una seconda opportunità all'interno di un progetto, come dire, di mantenimento funzionale più che di recupero funzionale. Sì, di mantenimento funzionale, anche perché sappiamo che col glaucoma il recupero, quello che è perso è perso, non c'è sta. Bene, in sala operatoria vedo che si stanno velocizzando, sapete che Antonello può andare anche di là per la sala. Gli interventi saranno fatti da Angelo Balestrazzi, che avrà una cataratta complicata con sinecchie posteriori, Lucio Zeppa che farà un impianto drenante posteriore, quindi una valvola, e Antonello Rapisarda che invece metterà un mini shunt, cioè un express, mentre invece il dottor Ferreri farà una sclerectomia laser assistita. Questo è il secondo slot di chirurgia che prevede fino alle 12.30 la live e collegamento qui dal Policlinico Ospedale Consorziale di Bari. Sala operatoria di una dimensione enorme e ampissima, strumentazione di ultima generazione per quello che riguarda per esempio i microscopi operatori, non abbiamo adoperato altra strumentazione in questo momento a parte device che avete visto. Lucio, se vuoi affiancarti qua a me in attesa che sia il tuo turno di sala operatoria, vieni, prego. Ecco Lucio Zeppa. Allora, tu invece sei un appassionato di valvole, a parte della trabeculectomia per la quale fai quella aggiunta personale, si parlava poc'anzi nell'altro slot di chirurgia che ognuno di noi fa la trabeculectomia come virgolette nome dell'intervento,
Ma per esempio, a te piace bruciare, dare un colpo di diatermia sulla testa dei corpi ciliari 7-8 perché ci ha insegnato che sono tot numero, producono un millilitro al minuto, quindi in quella microlitro al minuto, si scusa, e quindi producono poi anche loro in quel modo, sia, cioè associ l'effetto della filtrazione della TRAB a una ipoincrezione, come dire, reale dell'umoracchio. Quello è un tuo trix per quanto riguarda la TRAB. E per quanto riguarda invece le valvole, quello che farai dopo, ci puoi già, come dire, lanciare qualche cosa? Che tipo di valvola, come la prepari? Relativamente alla trabeculectomia, a me piace bruciare i due o i tre corpi ciliari che mi compaiono sotto l'iridectomia basale. Questo ha un duplice vantaggio. Il primo vantaggio è che comunque tu bruci una porzione del corpo ciliare. Ricordo che i corpi ciliari sono un numero che varia tra 75 e 80 e quindi hanno una produzione media di 75-80 microlitri di acqueo al minuto. E quindi tu comunque riduci un 5% della la produzione dello stesso. Secondo vantaggio, che la bruciatura di questi corpi ciliari ti evita l'estroflessione del corpo ciliare all'interno della fistola, ovvero l'introflessione, che è poi il primum moments del glaucoma maligno. Io non uso il punch perché ritengo che sia estremamente difficile già fare una trabeculectomia a cielo aperto, figuriamoci a cielo coperto, tagli e che Dio te la mandi. Quindi tu parti dall'inserzione anteriore, ribalti per vedere la linea pigmentata e vado indietro fin quando non trovo l'area trabeculare, voglio individuare il canale di Schlemm e taglio, e poi faccio le suture, insomma, con un punto particolare che mi ha insegnato Marco Nardi, che è il punto evertente. Rispetto molto le indicazioni a cui devo molto anche ad Emilio Balestrazzi, che mi ha spiegato anche le basi logiche della farmacologia, e quindi non mi stancherò mai di ripetere quello che lui ha insegnato a me: l'utilizzo dell'atropina intraoperatoria, che serve tantissimo per evitare le complicanze o parte delle complicanze diciamo post-operatorie. Mm-hmm. Questo relativamente alla trabeculectomia. Poi io purtroppo vivo in una regione, in una realtà socio-economica molto particolare, che è quella della Campania. C'era una vecchia dizione scolastica che diceva: il paziente c'è il glaucoma, sì, meglio che cieco per via naturale che per via chirurgica. Ah. E allora noi ci troviamo sempre più spesso di fronte a pazienti che arrivano con glaucomi in stadi terminali, casomai hanno fatto già altro tipo di chirurgia, per cui per me l'ultima spiaggia non è altro che l'impianto valvolare. I sistemi? Sistemi, diciamo, dei glaucoma filtering shunt, che possono, come si sa, essere suddivisi negli impianti drenanti e negli impianti valvolari. Gli impianti drenanti seguono il principio fisico della legge di Jourin sui vasi capillari, mentre gli impianti valvolari seguono la legge del principio fisico di Brunelli, quello della pompa Venturi fondamentalmente. Quindi un gradiente pressorio, mentre lì è solamente un pescaggio. Diciamo la differenza tra la Beverdelt e l'AMED, per capirci. E io utilizzo quasi esclusivamente, oserei dire esclusivamente, le valvole di AMED. Perfetto, che sono valvole, appunto. Che sono valvole, perché hanno il loro piatto, hanno la loro camera di elastomeri, certo. Hanno questo tubo e si aprono a un certo gradiente. E si aprono quando il gradiente supera i 10 mm, gli 8-10 mm di mercurio. Un piatto o due piatti? Due piatti completamente abbandonato, uso solo un piatto. Quello che è importante non è tanto impiantare il sistema valvolare,
quello che è importante è la gestione del paziente nel post-operatorio. E la gestione del paziente nel post-operatorio deve essere fondamentalmente fatta con due sistemi. Il primo sistema è seguire con estrema attenzione quello che è il cannello anteriore e seguire, cioè il pescaggio in il camera, pescaggio in camera anteriore, e seguire con estrema attenzione la situazione della filtrazione posteriore. Quindi se noi abbiamo un cattivo funzionamento del sistema, questo può essere dovuto o a un blocco anteriore o a un blocco posteriore. Se è blocco anteriore lo puoi risolvere anche piuttosto rapidamente con dei colpi di AG laser sul cannello. Viceversa, se il blocco è posteriore ti accorgi ecograficamente che lo scolo posteriore tende a diminuire. E allora prima che il sistema si incisti completamente ti devi mettere a 180 gradi dal cannello, entri in camera anteriore, infili un ago da insulina da 25 nel cannello e inietti forzando una soluzione di eparina e BSS. Quindi diciamo uno disgorgamento meccanico manuale forzando lì. La tenuta del tubo, diciamo la capillarità. Sì, no, forzando le eventuali cicatrici, certo, che stanno iniziando a formarsi, che a formare, quindi posteriori. Certo. Ci sta tutta una diatriba sull'utilizzo della mitomicina nella zona del piatto valvolare. Poi la letteratura ci dice che c'è stata una maggiore incidenza di processi settici. Per la verità, io non lo utilizzo. Stiamo sempre aspettando comunque che i chirurghi mettano i telini sui pazienti per poter passare alle immagini. Spero che ci sentano già anche dentro le sale. Vedo il dottor Rapisarda e il dottor Balestrazzi pronti e vestiti, ma non ancora i campi operatori pronti invece per la trasmissione. Un altro concetto secondo me è questo. Se in una patologia ci sono troppe tecniche chirurgiche, vuol dire che quella giusta forse ancora non l'abbiamo trovata. Poi c'è da dire un'altra cosa: bisogna trovare il giusto equilibrio tra quella che è la mentalità anglosassone con quella che è la mentalità un poco più sud-europea. Tu stai parlando, insomma, di essere più o meno aggressivi chirurgicamente? Gli anglosassoni fanno glaucoma? Sì. La diagnosi glaucoma è confermata? Sì, ti opero. Direttamente. Quindi, prima ancora di iniziare una terapia medica. Questo loro lo fanno non perché dicono hanno un maggior risultato ovviamente chirurgico, ma lo fanno per politica di economia sanitaria, perché per loro è molto più conveniente operare il paziente in termini immediati. Con 1.000 euro te ne esci. Noi invece siamo un poco troppo conservativi, allora mi riallaccio a quello che ha detto Antonello prima, cioè poi rischiamo di avere una ricaduta sociale però peggiore. Certo. E ricordo ancora che glaucoma, almeno in Italia, è la seconda causa di pensionamento per cecità, per ciechi civili. E mentre il maculopatico prende una pensione senza accompagnamento, il glaucomatoso prende la pensione con accompagnamento. E questo è un concetto di politica sanitaria molto, molto importante. Molto, molto importante. Mi riallaccio ancora a quelli che sono sempre i termini di pensionabilità. Pensate un po' la differenza tra un dodicesimo e un ventesimo, cioè chi è che è capace poi veramente di fare questa differenza? Però in senso funzionale. Però il ventesimista prende la pensione, il dodicesimista no. Allora anche queste limitazioni relativamente alle intravitreali, insomma, tenete ancora presente che un glaucomatoso che ha 10 decimi di vista ma un campo visivo ridotto ai 3 gradi centrali piglia pensione con accompagnamento. Tante problematiche di tipo sociale e civile. Vediamo se le sale operatorie riescono a accelerare i tempi, anche perché poi il collegamento a mezzogiorno finirà. Ci sentite dentro le sale operatorie, dottor Balestrazzi, dottor Rapisarda? Vittorio? Sì. Due minuti,
Due minuti e comincio. Va bene. Il tuo intervento sarà una falco su una pupilla stretta, sinecchiata? È un occhio piccolo, una signora che ha fatto miotici e ha avuto un attacco acuto di glaucoma bilaterale. E... possiamo mandare le immagini del dottor Balestrazzi, regia, perfetto. Ci sono, sono io che mi sono spostato. Sì, benissimo, bene. Dici. Quindi è un occhio piccolo perché impianteremo una 30, sinecchie posteriori diffuse, quindi la pupilla in realtà è media midriasi. Molto piccolo, ha avuto attacco acuto in tutti e due gli occhi, ha fatto un'iridotomia. L'aspetto è bello, la signora è rilassata e ora cominciamo. Abbiamo fatto parabulbare? No, no, facciamo topica e intracamerulare. Intracamerulare. Mannitolo, così queste cose qua possono essere utili, non essendo stata fatta la parabulbare? Mannitolo lo faccio spesso, questa volta siamo andati... ho seguito le stesse procedure che sono state seguite qui per l'altro occhio 3 settimane fa. Ah, quindi la paziente ha già un primo occhio operato con successo e così sarà per il secondo naturalmente. È un taglio temporale? Sì. Cominciate ad avvicinare se devi, Angelo. Sì, vai. Sì, mi metto per un pochino di oftasteril. Mi metto temporale, come faccio di solito, cerco di mettermi comodo. Certo, che forse anche in questi occhi un po' piccoli a maggior ragione è vantaggioso per il chirurgo, e qualche volta invece apra gli occhi, nell'occhio infossato piccolino una parabulbare può servire non tanto ai fini dell'anestesia quanto per esporre meglio. Ma lei non è molto infossato, bene, ti dico la verità. Perfetto. Brava e rilassata deve stare, Teresa. Molto bene, anche nella sala di Antonello Rapisarda vedo che ci sono gli ultimi preparativi per la chirurgia in diretta. Regia, mettiamo una panoramica dell'altra sala per un momento intanto. Ecco, vedete il dottor Rapisarda che sta preparando il campo operatorio. Antonello, ci senti? Perfettamente. Molto bene. Forte e chiaro. Ottimo. Roger. Apri grande, guarda a destra, benissimo, guarda a adesso cercheremo di seguire i due interventi. Che sono quasi in parallelo, come vedete, vediamo chi comincerà per primo. Nel tuo caso invece, Antonello, una parabulbare? Sì. Sì. L'impianto è l'impianto di una Express. La signora è ancora giovane. Quanti anni ha, signora? 15 anni. 85 anni. Molto bene. Senti, userai mitomicina? Non la usi? Certamente sì. Certamente sì. Quindi scollamento della congiuntiva, sportello, mitomicina sportello, e poi Express. Sportello, mitomicina, poi Express. Sutura. Poi facciamo una sutura evertente in maniera tale che non lasciamo... E come hanno chiesto i moderatori dall'aula, paracentesi di servizio perché serve sempre? Quella è la prima cosa. Quella è la prima e cosa. E anche un pochino di viscoelastico poco prima di fare l'apertura, di posizionare l'impianto, sì, in maniera tale da allontanare l'iride dalla zona, la radice dell'iride dalla zona in cui entriamo, e facilitare l'impianto. Certo. Va bene, dai. Anche nell'altra sala stanno finendo di coprire dai. Il paziente, disinfezione del campo operatorio, sapete che adesso ci sono tutte queste varie disquisizioni a proposito dell'uso degli antibiotici come concetto di preparazione anche di terapia, quindi profilassi e poi di terapia, e la preparazione nel campo operatorio a proposito dell'uso dello iodopovidone con le diverse concentrazioni, è un po' un argomento che viene in qualche modo affrontato nei vari convegni a proposito dei livelli sia di sicurezza che di rispetto della superficie oculare, dell'epitelio corneale, quindi se una concentrazione maggiore o minore possa in qualche modo creare una sofferenza dell'epitelio e ridurre la trasparenza, specialmente quando si tratti di chirurgia refrattiva, per esempio, ma anche in fondo nel naso, della cataratta e della vitrioretina. Un mese e mezzo fa, durante il congresso della SCRS, in effetti David Chang diceva che probabilmente nel giro di un anno e mezzo, l'antibiotico nella chirurgia della cataratta non si userà più come farmaco topico, essendo... come dire, ormai più che mai catechizzato la preparazione del campo operatorio e l'uso dello iodopovidone, anche se in effetti in chirurgia generale
si sta cominciando a creare una intolleranza allo iodio e quindi la possibilità di reazioni allergiche o comunque di intolleranze da parte del paziente, e ci si sta orientando verso lo spostamento verso altri disinfettanti tipo la clorexidina. Certo, anche se i chirurghi generali hanno un grande amico che è il peritoneo, noi questo grande amico che è il peritoneo che ripara tutti i guai e tutti i danni non ce l'abbiamo da una parte. Dall'altra parte c'è da dire che mentre noi con questi sistemi riusciamo a debellare tutte le infezioni esogene, abbiamo poche possibilità su quelle endogene. Sì, ma non è certo la goccia di collirio che ci aiuterebbe purtroppo, non no? Ci aiuterebbe purtroppo, ma solo l'olio. Bene, Angelo Balestrazzi sta per cominciare, Antonello Rapisarda ancora non sta finendo, quindi Angelo. Va bene, io comincio, la signora strizzicchia un pochino. E però vediamo che insomma la pupilla alla fine tutto sommato è ben... Sì, sì, ci sono delle sinechie, allora, non sufficiente. Strizzi con l'altro occhio, signora. La, sì, la pupilla è sufficiente. Quasi per una flax pure. Sì, ci, sarebbe fattibile. Anche la profondità della camera in fondo non sembra così, non da un occhio malaccio, che metterà sì. una 30. In realtà c'è di peggio, no? Però laviamo un po' la cornea, perché io così l'intervento non riesco a farlo. 2-2, 2-4, scusatemi. No, signora, non deve strizzare, tranquilla, Teresa. Apra l'altro occhio e guardi la luce di questo, invece di questo occhio qui. Ce l'abbiamo l'intracamerulare. Facciamo un 2-4. Ecco, vedete che ormai la maggior parte dei chirurghi che fanno la cataratta non producono più quella preincisione che tanto fastidio poi produce nel paziente nel tempo successivo. Tu, Lucio, la fai? Sempre. Sempre. Faccio sempre una preincisione, ma verticale. Io verticale, 200-250 micron, poi vado orizzontale, poi mi inclino e faccio uno scalino. Quindi un 45 gradi prima e poi un 2-4 per lui. Io no, però questo che tu dici è giusto, ma è giusto nell'aggressione temporale. Io che opero solo da sopra, quindi faccio sempre un'aggressione superiore, sono molto molto più protetto per una motivazione semplice, che c'ho un grande amico che ha la palpebra e quindi anche quel discomfort post-operatorio è molto minore. Perfetto. Regia, facciamo per un momento l'inversione delle sale per il picture in picture. Ok, lasciamo sempre Balestrazzi in basso. E allora Vittorio, abbiamo iniziato. Sì, stiamo vedendo che adesso ti stai dedicando alla cauterizzazione. Sì, e quindi mentre tu fai questa pulizia, ma abbiamo visto l'ampio scollamento, sì, reinvertiamo le immagini, regia, sì, seguiamo così la ressi del dottor Balestrazzi in primo piano e mettiamo Rapisarda in secondo piano. Perfetto. Hai adoperato forse del midrane? Sì, ho usato un cocktail di adrenalina e lido all'uno. Vedete, la pupilla si è ulteriormente dilatata, segno che in fondo l'aspetto flogistico dell'attacco acuto in qualche modo era stato più che mai risolto e quindi il paziente è stato ben preparato alla chirurgia. Era meglio che... Guardi la luce, Teresa, idrodissezione. In realtà vado in maniera abbastanza standard, ero preparato sì. a... Diciamo che con questa dilatazione è diventata una cataratta normale, tra virgolette, sì. perché... C'è stata evidentemente una buona valutazione clinica, una buona preparazione del paziente ai fini dell'intervento in assoluto e della sua situazione clinica. Forse mercé anche l'esperienza dell'altro occhio. Vittorio, sì. Mi senti, Vittorio? Ci dica, professore. Direi che le cataratte cinechiate che vedevamo una volta sono in esaurimento, perché molte di queste cataratte, oltre all'attacco acuto, ma erano dovute anche all'uso della pilocarpina per tanti anni. Certo. Quindi diciamo, nella chirurgia, nella casistica attuale, vedere quei casi complicati che abbiamo operato negli anni precedenti diventa sempre più raro, diciamo. Certo. Non so se voi siete d'accordo. Ma certo, talché una volta anche per chi si è avvicinato all'extracapsulare di anni fa esistevano le iridotomie radiali per aprire tanto la pupilla, oggi un po' per la FACO, un po' per i visco, un po' perché siamo diventati tutti più bravi a gestire queste cose, in fondo l'iride la trattiamo bene, tutta più mettiamo gli uncini o gli altri device dilatatori. Allora,
Vediamo che Angelo sta facendo. Anche, diciamo anche che la pilocarpina 3 e la pilocarpina 4 in commercio non si trova proprio più. Ci sono dei casi in cui molto rari utilizzano una goccia di pilocarpina nel glaucoma d'angolo chiuso. Per alcuni momenti può essere ancora utile, certo. Certo, non per molto. D'altra parte io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che forse questo era un caso nel quale il cristallino anche andava tolto il torsionale. Diciamo che sicuramente per un paziente che sarà stato ipermetrope abbondante, perché per mettere una più 30 avrà almeno un più 6, più 7, probabilmente è giusto quello che dice il professor Sborgia. Allora, mentre Angelo sta completando la croce, regia, invertiamo e diamo più spazio un attimo allo sportello di Antonello Rapisarda. Allora, Antonello fa adesso, qui ci sarebbe tutta la disquisizione di Lucio Zeppa, se fare lo sportello a sclera fissa, a sportello fisso o mobile, così. In effetti questa tecnica di Antonello è molto vantaggiosa perché ha il bordo posteriore fisso, quindi lui sta lavorando e creando un ponte, come vedete, che poi viene aperto quasi con una manovra da taglio di grefe o da uso di grefe, e quindi lo sportello è omogeneo, dello stesso spessore, della dimensione che il chirurgo ha prescelto con il pretaglio. Hai detto tutto, bravissimo. Ora puoi passare di là, perché pensiero. Ora metto la mitomicina e per 3 minuti... E si può portare avanti l'ultima cosa per la cerniera finché vuole il chirurgo. Ok, invertiamo le immagini mentre aspettiamo. La mitomicina dove la metti, Antonello, solamente? La metto posteriormente allo sportello. Posteriormente allo sportello. Ok, regia cambiamo, andiamo su balestrazzi. Angelo. Vabbè, l'intervento è abbastanza standard. Ecco, le mie incognite in questo momento sono il fatto che ho un Constellation non settato e che quindi sto cercando di settare in itinere. Perché non settato? No, non settato perché non era parametrato sui miei parametri. E quindi... Buono, però insomma già liberato il nucleo, avendo una buona visibilità del piano della capsula posteriore, in effetti la corteccia periferica, una volta che è stata prodotta una buona idrodissezione, viene flippata, come vedete, con sicurezza dal chirurgo, e quindi c'è una visione ottimale attraverso il lumera del piano della capsula posteriore. Questa piccola ciambellina periferica ormai poco pesante, che può anche essere aggredita in irrigazione e aspirazione. Vediamo. Adesso vedremo cosa farà Angelo. Vediamo. Doppie cannule, casomai? Se posso dire... Sì, prego. Vittorio. Prego. Se posso dire una cosa, me la lasciate dire. Stiamo vedendo un intervento di cataratta. L'intervento di cataratta viene considerato da tutti una stupidaggine, una banalità, una sciocchezza. E invece stiamo vedendo una chirurgia molto precisa, e molto didattica, e credo che sia molto utile per tutti quelli che sono nell'aula per vederla. Complimenti ad Angelo. Fondamentalmente poi il problema è che questi sono interventi che sono semplici relativamente, perché gli occhi, chi fa chirurgia del glaucoma lo sa che alla fine presentano comunque tutti delle peculiarità legate a tanti fattori, all'uso dei colliri, alla congestione vasale, agli spazi che non ci sono. Certo, alla preparazione dell'intervento, alla scelta dei device, ma naturalmente guardi anche a quella signora, che è, come dire, l'abilità del chirurgo, che molte volte con un colpo d'occhio capisce quale può essere il problema e sa porvi rimedio, Angelo, come tu stesso adesso hai fatto, che hai fermato la FACO e ti sei portato sull'irrigazione e aspirazione, sì, perché conscio di poter rimuovere le masse corticali senza però, problemi. Però Vittorio, se mi posso permettere, riferendomi a quello che ha detto prima Giorgio Marchini, noi dovremmo fare mia massima colpa, perché è colpa nostra che abbiamo banalizzato questa chirurgia, non tenendo presente che invece c'è una curva di appendimento che è notevolissima. C'è una curva di rischio funzionale gravissima. Gravissima. E c'è stato un abbassamento del DRG gravissimo. Gravissimo, questo è il problema. Allora l'oculistica non è la figlia di un dio minore. E se oggi viene considerata a livello ministeriale la figlia del dio minore, forse la colpa è proprio la lente nostra. L'hai messa tu. Vede che abbiamo 3 moschettieri sbagliati. It's possible. Va bene, lasciamo perdere il quello problema. Quello che ha detto Lucio è veramente il problema, perché noi ormai certo. con la
evoluzione tecnologica che abbiamo avuto, facciamo interventi anche molto sofisticati, molto complessi, in regime di day hospital oppure di ambulatoriali, per cui per tutti gli altri sembrano stupidaggini tutto quello che viene fatto a livello ambulatoriale. E qui in Puglia, se non sbaglio, invece facciamo chirurgia sofisticatissima che vale zero o poco più di zero nei sistemi che abbiamo. Quindi Giorgio, abbiamo bisognerebbe incidere a livello centrale per classificarli diversamente. Giorgio, noi abbiamo banalizzato la chirurgia della cataratta, noi abbiamo banalizzato la chirurgia difrattiva, allora, e attenzione, ora stiamo banalizzando la chirurgia maculare o la chirurgia della retina. E questo è un errore gravissimo, ne pagheremo le conseguenze fra qualche anno. Va bene, Angelo, facci vedere intanto una chirurgia della cataratta, che qui in Puglia credo sia pagata 750 euro. Beh, e poi però sui programmi, allora consentitemi pure a me una nota amara, sui programmi di chirurgia in diretta di tante grosse società mettiamo 12 minuti una cataratta scritta. Va bene. Ok, Angelo, chiedo ad Angelo, si usa sempre la doppia via per fare l'aspirazione delle masse? Sempre, sempre. Non... Sempre doppia via. Ho usato adesso come lente una PCB della Johnson & Johnson. Quindi una lente monopezzo acrilico idrofobo? Vi dico, è una delle lenti che preferisco in assoluto, se le vedete nel tempo... e vedete la capsula anteriore rimane sempre trasparente, una cosa una lente che è 13 mm con 6 di piatto ottico, che ha un disegno particolare in uscita delle loop di appoggio, per cui c'è eventualmente da discutere per quella valutazione che fece Gianni Alessio un po' di ore fa a proposito della scelta della lente. Angelo, mentre tu stai per finire, noi torniamo da Antonello, perfetto, che stiamo vedendo, quindi regia invertiamo, perfetto. Allora Antonello, mitomicina lavata. Facciamo una piccola paracentesi della camera anteriore, quindi un ingresso di servizio, perfetto, la facciamo abbassare un pochino, aspettiamo qualche secondo, quindi decompressione della camera anteriore, esatto. Dopodiché un po' di viscoelastico nel settore dove Antonello alza la voce. Un po' di viscoelastico nel settore superiore, così da allontanare l'iride dalla zona di impianto. Antonello, non sono certo io che devo dirlo, ma mi è piaciuto moltissimo una cosa che hai fatto quando hai preparato lo sportello. Avanti, fammi e che godere, si vede raramente, dimmi, è che nella parte anteriore dello sportello si vede molto bene la parte scura dell'impus. È lì che bisogna fare uno sportello così e vedere la parte scura anteriore. Esatto, aspetta, qua ho cambiato qualcosa, così va bene? Così è meglio ancora. E allora, vediamo un po'. Express da 200 immagino. Ma io da 50 non ne ho non mai messi, più, ma credo certo. Che non li fabbricano più, insomma. Ok, e allora noi ce ne andiamo qua. Andiamo dentro e dovremmo essere nel posto giusto. La camera non si abbassa. Era un ago quello, Antonello? È un troker da 25, un ago da 25. Perfetto. Quello che vuoi tu. Ci giriamo, lo molliamo. E il posizionamento del piatto è obbligato perché è obliquo secondo il disegno della sclera. Credo che si veda molto bene. Facci una zoomata, per favore. E ti faccio la zoomata, Vittorio. Più centrato. Dov'è qua? Aspetta. Molto bene, perfetto. Si vede così benissimo, sia per trasparenza sotto allo sportello, molto bene. Credo che sia corretta. Se dalla sala sono d'accordo, date un segnale. Asciuga, non mi date il segnale. Molto bene. Intanto Angelo. Antonello, alza di nuovo lo sportello e fargli vedere come è messo in modo perfetto quel device, perché non appoggia anteriormente, è perfettamente parallelo con la frangia alla sclera, è veramente nella posizione giusta. Complimenti. Grazie. Certo, se non mi avessi fatto i complimenti... No, guarda in basso, signora.
se non mi avesse fatto i complimenti mi sarei ingelosito dei colleghi della sessione precedente, alla quale hai fatto tanti complimenti, quindi... No, non sono complimenti, questa è una chirurgia che concettualmente è di una semplicità straordinaria, ma nella pratica, nell'attuarla, con questi dettagli, che sono poi quelli che fanno la differenza. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, perché poi sui risultati... Allora... No, no. Anche la loro funzione. Antonello, dimmi tutto. Antonello, l'Express è un P200 o un P50? No, 200. Perché tu... 200, sì. Io non li ho mai visti quelli da 50. E allora, tagliamo qua. In qualche modo, Antonello, controlli la filtrazione dopo. Quando metti il liquido in camera, fai, vedi cosa succede sotto la botta? Sai, sul... dammi serra fila. Perché la cosa critica è quanto tensionare, sì, questi due punti che tu stai mettendo. Sì, ma poi dopo, siccome facciamo... Tu c'eri ad Avellino la settimana scorsa, no? Facciamo quello... La sutura, bagna la cornea per favore, senza farmi spostare troppo sti fili. Avete visto il posizionamento della Express, come sottolineava il professor Marchini, è obbligato perché ha un disegno particolare della flangia che deve seguire la superficie della sclera ed è naturalmente poi ottimale perché si viene a creare un rapporto, diciamo, tra le due superfici, la interna del flap e la superficie del device che farà filtrare l'umore acqueo corrispondenti, quindi si creerà una piccola interfaccia di liquido. Prima sutura già tagliata. Siamo in mano tutti e due, sì signore. Vediamo l'altro dov'è, eccolo qua. Sì, lava. Nella sala dove ha finito di operare il dottor Balestrazzi, adesso Lucio Zeppa farà il suo intervento. Poi vedremo anche la sclerectomia laser assistita. Signora tesoro mio, vieni qua con me. Brava. Angelo, quando tu fai la trabeculectomia o metti un Express, più o meno produci una tecnica simile a questa di Antonello? Non l'ho vista da... Mi si sente? Sì. Sì, ora la sto vedendo adesso. Io faccio sempre il lembo base limbus, che oggi non ho mai visto, mi pare, finora. Sempre scollata al limbus. Sì, sì, che mi piace di più perché ho una visione migliore del campo. Pulisco, vedo il muscolo... ti piace andare molto posteriore, lavoro meglio la tenone, sì. E poi la cosa che non ho visto è perché mi dispiace il posizionamento della Express, perché fondamentalmente sul posizionamento c'è tutto là. L'intervento si decide sul, certo, posizionamento. Allora, possiamo dire che siamo pure su YouTube, su un canale streaming, e quindi poi è possibile rivedere tutto questo grazie, okay, alla perfetta organizzazione di Sigla e di Jarbo, che hanno prodotto la parte tecnica della chirurgia e la parte, certo, organizzativa. Io quello che faccio da questo punto di vista, è che sto facendo adesso, è di arretrare leggerissimamente il punto di entrata rispetto a quanto non abbia visto fare in passato. Parli di Express? Di Express, sì. Quindi lo fai pescare un po' di meno? Appena più indietro, perché tante volte mi sono trovato poi con...
con un'anteriorizzazione del device che poi qualche volta può essere artefice di chiusure, quindi sto facendo questa cosa, devo ancora capire bene. Quindi come dire, che peschi appena meno. Pesca appena meno, sì. È un tentativo che sto facendo nell'ultimo anno. Io penso funzioni. Certo, in quel caso se fai dei controlli con l'UBM, con l'OCT del segmento anteriore, meglio ancora, puoi valutare meglio poi, no? Certo, certo. Poi dipende sempre dagli occhi, ovviamente, dalle caratteristiche anatomiche, da come è fatto l'angolo, l'ampiezza, insomma. Le variabili sono sempre talmente tante che possono portare a far funzionare un device o meno, che la chirurgia non ce lo permette, non ci permette di capirlo ovviamente appena succede, appena la eseguiamo. Questo è un congresso di chirurgia del glaucoma, però insomma un occhio che mette una 30, c'è stato anche il problema della biometria, no? Certo, cioè, il problema della biometria, considerando le variabili che abbiamo visto sul calcolo, oltretutto biometrico, che influiscono sul risultato finale, è al momento secondo me quasi irrisolvibile, nel senso che ci sono talmente tanti parametri legati alla curvatura corneale nel momento in cui si fa il calcolo, alla profondità della camera anteriore e come sarà dopo, e le curve di errore alla fine quando le vedi sono, ti lasciano un po' sgomento, nel senso. Certo. Invece state notando questo punto che sta mettendo Antonello Rapisarda, che parte dal labbro posteriore sclerale, passa nello sportello, adesso viene incastrato nelle lamelle corneali superficiali limbari e torna indietro con un percorso inverso, quindi cornea sopra lo sportello, flap dello sportello e poi sclera posteriore. Antonello, questo punto di cui ci hai parlato prima ti serve a cosa nel post-operatorio? Mi serve a non a creare la base di amicizia con gli amici baresi, che se per caso non dovesse filtrare come si deve possono tirare bagnata cornea. Esci così, bravissimo. Ecco il versante del flap sclerale. Due serrafili. Giorgio, anche tu usi qualche volta questo tipo di sutura per modulare la filtrazione nel post-operatorio o hai altri sistemi? Io la sutura cosiddetta evertente, perché questa è una sorta di sutura evertente della scuola pisana, personalmente non la uso mai, e per scuola non usiamo le suture rilasciabili. Diamo delle suture allo sportello, che di solito sono due, diventano tre, massimo quattro, in funzione della filtrazione che prima di chiudere il lembo congiuntivale controllo sempre. Quello che cerco di ottenere è che non ci sia una filtrazione spontanea, ma che ci sia una filtrazione appoggiando di fianco allo sportello un qualsiasi strumento, basta toccare per vedere la filtrazione, e dopo ci rivolgiamo nel post-operatorio eventualmente con la sutura lisi. Ma questa è una questione, credo, di scuola, non è tanto che una cosa sia meglio allora, dell'altra. No, certo. Giorgio ha ragione, lava la cornea bene. Il concetto di base però è quello che con questa sutura, che è morbida, se noi vediamo che lo sportello si salda e quindi il drenaggio non è come si deve, tanto gli tagli due punti, dopodiché afferri da qua la sutura, tiri e lo sportello si solleva. Vedete che in questo momento è in modesta trazione. Perché? Perché gli abbiamo lasciato un imbocco per facilitare il drenaggio dell'umore acqueo al di sotto dello sportello, che possa andare poi sotto la congiuntiva che ora andiamo a suturare. Quindi c'è una specie di
facilitazione di indirizzo. È una cosa appunto della scuola pisana, una cosa di Marco Nardi che a me è piaciuta subito e quindi l'ho sposata immediatamente e mi ha dato ragione. Ma io credo che sia anche importante quando si usa il device da 200, perché la filtrazione del device da 200 è molto maggiore di quella, è maggiore di quella del 50, quindi in un certo senso avere un controllo della filtrazione è opportuno. Tu quello da 50 l'hai usato in qualche bambino? No, io ho usato gli Express negli anni passati appena era uscito nel commercio e poi lo uso come routine perché faccio sempre la trabeculectomia come indicazione con l'Express, ma anche questa non è è una questione di scuola, non è una questione che una cosa è meglio dell'altra. Ah, va bene, grazie. Antonello, presente. Quando metti le suture vertenti, quando metti le suture vertenti e tutto va bene, cioè una filtrazione buona, non c'è bisogno di lisare quella del flap e la bozza funziona bene nel post operatorio. Te la puoi lasciare alla benissimo. Fine però ti ritrovi con un 10 zeri transcorneale che ti esce da sotto la bozza. Professore, lo lasci o prima o poi lo togli? In ogni caso glielo taglio in questa zona qua, lì dove c'è l'emergenza, e poi quello resta là sotto, non dà nessun fastidio, ma non gli dà nessun fastidio anche così. Certo, perché comunque i nodi sono sotto la congiuntiva e la capsula posteriori. Sì. Non ci dà nessun problema. Stanno finendo la preparazione anche nella sala di Lucio Zeppa, si sta ora gli do cominciando un punticino, a coprire il campo operatorio. Fino qua. E lasci il visco in camera, Antonello? Dipende. Qua una camera, l'occhio è molto morbido, ha una camera abbastanza profonda. Se il visco mi frena un po' il drenaggio nelle prime ore non è male, perché potrebbe anche darsi che la coroide con un tono troppo basso ci dia qualche problema, anche se una volta ho sentito un collega diceva a me se trovo il giorno dopo un distacchino di coroide vuol dire che va bene, perché la trab vuol dire che sta funzionando, ma non è il mio caso. Per me non va mai bene. E se dico non è il mio caso, ho riferito che le informazioni può devono essere alterata, sempre complete. Beh certo, il distacco di coroide comunque diciamo, si risolve poi, però è comunque un momento di congestione. Sempre, e poi comunque un segno di congestione. Di... E poi comunque altera le dinamiche. Ma il problema del distacco di coroide, non è tanto quello del distacco di coroide, è che aumenta l'infiammazione. Appunto. E l'ipotonia che si ha a causa del distacco di coroide può bloccare la filtrazione della bozza. Certo. E quindi aumento dell'infiammazione e blocco della filtrazione della bozza, quando il distacco coroide va a posto, failure. Sono tre volte su quattro la pressione sale perché la filtrazione si è persa. Certo. Sono perfettamente d'accordo, era quello che dicevo, cioè il distacco di coroide è sempre meglio non averlo per questo motivo. Ma voi date cortisone per via sistemica comunque a questi pazienti o no? No. Angelo? A meno che non ce ne sia. Io quando c'è il distacco di coroide capiamoci. In un decorso normale In un decorso normale no. Se c'è un distacco di coroide allora la cosa cambia aspetto. No, vorrei un po' di BSS da camera anteriore un momento. Va bene, quindi con l'uso della BSS tu in parte mobilizzerai il visco, in parte vedrai se c'è filtrazione e in parte diluisci anche la concentrazione del visco. Avete visto che si è formata la bozza. E si è sollevata e quindi sei soddisfatto? Quindi sono soddisfatto, il visco elastico l'ho messo poco, non lo lavo così il tono, perché qua il tono non sarà più di 10-12 in questo momento, voglio scendere di più, non è assolutamente il caso.
una sottocongiuntivale di Bentala non si nega a nessuno. Antibiotico endocamerulare? No. 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 Ok. Vi ringrazio per avermi... Allora, ti aspettiamo qui al salottino. Regia, possiamo passare sulla sala del dottor Zeppa? Allora, Lucio, occhio pseudofacchico, lo vediamo. Apertura della congiuntiva, la vediamo. Posizionamento del chirurgo a ore 12, lievemente spostato sul temporale, lo vediamo pure. Altre cose? Sicut lapidem. Morbido, morbido. Quanto intervento subito questo occhio? Una farco sicura, poi? Poi una drab qua. Uh-huh. Sì. E tu stai mettendo una AMED. È un occhio vitrectomizzato, Lucio? Ha fatto una faco, poi ha fatto una trab, poi ha ripetuto la trab, poi ha fatto una divisione della bozza un paio di mesi fa. Lucio, ti posso fare una domanda? Sì. Tu sei per fare una seconda filtrante oppure... No, valvola, valvola. Perché io sono convinto che la seconda filtrante... L'ha già fatta. Soprattutto se l'ho fatta io e più o meno so come è andato l'intervento, ma... No, ma forse Angelo voleva dire in genere, se la prima filtrante non va è inutile, a meno io che non ci sia... Io quando la prima filtrante non è andata non faccio altri filtranti, perché se non ha funzionato la prima, per quale motivo dovrebbe funzionare la seconda? Perché di solito sì, c'è stata fatta altrove. Sì, l'unica... Io lavoro mantenendo concordo teso il tendine, è un occhio massacrato qua, guardi, qua non c'è sclera. E ha una sclera molto sottile. Sottilissima la mia bipolare. Avvicinami il pedale. Conti di fare, anche in quest'occhio qua, Lucio, conti di fare un tunnel, cioè un flap... oppure metti un patch? Il patch lo metto comunque, spero di poter fare almeno un minimo di flap. Comunque concordo con te che se la prima filtrante è fallita e la congiuntiva all'imbus è molto cicatrizzata, magari anche dopo needling e altri antimetaboliti, vale la pena cambiare strategia e cercare la filtrazione retroequatoriale, quindi andare pure con una protesi drenante. Sì, 11. Ci ha raggiunto Antonello Rapisarda, quindi se ci fosse qualche altra domanda a proposito della sua Express, così lui è qui e vi sente. Intanto continuiamo a vedere la chirurgia di Lucio. A quanti millimetri questo compasso? 11. 11. Quindi appena preequatoriale. Dai, dammi la valvola. Il punto. Quindi è stata scollata la capsula e la congiuntiva nel quadrante supero-temporale dove verrà posizionato il piatto della AMED. Tira dietro. Lucio. Oui. È una mia sensazione allo schermo, ha una sclera molto sottile. Ha una sclera praticamente inesistente. Sì. E in questi casi cosa fai? Gli fai ugualmente lo sportello con la tecnica, diciamo, tua, perché in realtà è tua, quello così, in un'unica soluzione, oppure penso metti il tubo sì. E poi ci metti sopra il... No, comunque patch. Ci metterò sopra un patch incollato, ma comunque tenterò di fare uno sportello largo, lungo. Sì, tenterò, poi che Dio ce l'avanti buono. È troppo giovane sto ragazzo. Non lo so, io sono arrivato ora, quanti anni ha? E che c'ha, 25, 29 anni. Inzica. Io ci metterei sopra un po' di viscoelastico a basso peso molecolare per tenere ben idratata quella sclera.
Allora, queste suture servono? Queste servono per fissare la valvola. Per spiegare, quindi sono suture non assorbibili di calibro intorno queste ai 6 zeri. Mezzilene, 6 zeri probabilmente, zeri. Esatto. Con un arco ecco spatolato qua, questa che possa è la nostra quindi... med. Ora forse. La proviamo. L'acqua esce e siamo pronti. Allora, Lucio, vedete. La valvola la lasci aperta, non la strangoli dopo. Con un filo. Lascia stare. Piano piano sì, che insomma va la valvola. Ivan, ti è passato il dolore? All'occhio, prima ti lamentavi. Ma non c'hai dolore, vero? Bravo. Allora, le suture che sono state appoggiate alla sclera adesso passano attraverso degli orifizi che sono sul piatto valvolare e poi così vengono annodati, né più né meno come si fissa in fondo un piombaggio per una chirurgia del distacco di retina. Diciamo, il sistema è praticamente equivalente. Si è creata una grande tasca tra il retto superiore e il retto esterno. Si è scollata bene la congiuntiva e la capsula, il piano della sclera deve essere libero, anche se in effetti il sistema di raccolta è all'interno della valvola, però poi dopo questa filtrazione, questa raccolta deve essere smaltita attraverso le vene episclerali, la circolazione congiuntivale. Molla. Annodamento e quindi blocco del piatto valvolare nella sua porzione anteriore. Vedete che ancora il tubicino di pescaggio è completamente lungo, verrà poi modellato dal chirurgo per la lunghezza giusta e gli viene dato poi il becco di flauto per la parte che pesca o che pescherà meglio ancora in camera anteriore. Tira indietro con l'uncino, vai, vai, bravo. Altro punto di sutura superiore. Ok, Ivan, perché dalla mia? Lava tutto. Ora lava bene la scheda. Ora questo tubo ci dà fastidio e lo mettiamo qua dietro. Mm-hmm. Quindi adesso dovrai produrre invece il sistema di protezione del tubo. Va bene, sigaretta. Lava con la nadovina. Ok, molto ben pulito, vedete il piano episclerale. Ivan, non te lamentare, perché te lamenti? Ora qua la scleda è un po' più spessa, per cui io mi parto di qua. Se l'anestesista, possiamo fare un po' di ipnoello per piacere. Ma quello è un tagliente a testa di cobra che ha poi la puntina a 200 micron? Sì, eccolo qua. Perfetto. No, ecco, sta andando in ansia. Mi avvicina la pedalina. Ora questa è la chiave di volta. Qua devo essere superficialissimo.
Quindi appena superi l'invito metterai il terminale verso l'alto del tagliente in maniera da vederlo trasparire? Io devo superare questo punto di criticità. Ecco, si vede per trasparenza. Qua è estremamente difficile, fermo Ivan. Certo, si vede bene per trasparenza lo spessore della sclera che stai, diciamo, lo spessore del flap che stai creando. È come avanzando in questa maniera il flap sia omogeneo, la porzione posteriore è protetta dal tagliente che è piatto perché è un bevel up. E lo sportello chiaramente non deve avere la cerniera limbare, esattamente limbare, perché dobbiamo introdurre un tubo. Voi sapete tutti che io credo forse sono stato uno dei primi a presentare questa tecnica di costruzione del lembo. Poi un giorno, mentre eravamo in una chirurgia in diretta, Vittorio Picardo mi disse: ma perché lo apri subito dietro, lascialo chiuso, perché ti viene più facile. Io ho seguito il suo consiglio e ho imparato che è più facile. Lo scriverò sulla lapide. Ma è fondamentale. Te lo tiene disteso e quindi ti puoi regolare sulla curvatura del bulbo, è corretto. Ecco, tu lo stai facendo con le forbici. Antonello, se ricordate prima, l'ha fatto come se fosse stata un'uscita di grefe e quindi sfruttando, come dire, la... Guardate qua, sono riuscito a superare, questo è uno scoglio difficilissimo, qua basta un niente che va tutte a carte 48, ora dammi un attimo un triangolino. Comunque diciamoglielo pure come cosa, se per caso si dovesse aprire la coroide, che cosa fare? Chiudo tutto. Colla, perfetto, e ci si sposta, e si mette sopra, si sposta dall'altra parte. Mi avevano detto che avevamo il patch, per piacere, il patch. Prepara la colla, per piacere, datemi il patch. Ora, prima di piantare il cannello, io voglio proteggere questa situazione. Ivan, sei grandioso, bravo, bravo figlio mio, basta che ti stai fermo e andiamo d'accordo. Questa è dura madre. Allora, mi devi tagliare una strisciolina di un millimetro, così la mettiamo qua, vedi? Io devo coprire qua, Federico. Piccola. Insomma, non pensiate, naturalmente, mi rivolgo un po' ai più giovani, non pensiate che fare questo flap sclerale e superare questa situazione qua sia una cosa tanto semplice. Allora, mo qua sopra, vedi? Quando passo qua c'ha dolore, ci devi mettere... Fa vedere, metti qua. No, orizzontale deve andare, è troppo grosso, Federico, devi farlo più corto e meno largo. Come se fosse una piccola passerella tra la terraferma e la barca. Bravo. Però questo sanguinamento mi sta rompendo il pavadello. Lascio. Piglia la colla. Ma tu puoi capire questo cazzo di sangue da dove viene? Mannaggia. Ya, a che stai? Ci sono i bambini, Lucio. Scusatemi.
Qua la devi mettere qua sopra, aspetta un attimo. Stai usando la colla? Sì, lascia. Potevi anche infilare il tubo anteriormente e poi infilarglielo sotto una volta posizionato il tubo. Giorgio, io ho una paura terribile in questo momento di questo caput mush che sta qua, che, perché io lo vedo, voi giù non lo potete apprezzare, ma questo pulsa e io tengo un occhio che è una bomba atomica, per cui sto indeciso, fortemente indeciso, se fargli o non fargli, fargli subito o meno una paracentesi. Che è di fatto uno dei dubbi che Antonello e Angelo Balestrazzi si erano posti qui, se in effetti la paracentesi non possa essere un aiuto o invece creando un gradiente pressorio possa invece... Si è staccato, ma perché si è staccato? Fammi vedere il cagadish, così, vedi, così. Fa la paracentesi, se è troppo alta la pressione. Ivan, guarda un po' più in su, un po' più in su. Bravo, fermo così. Ora controlliamo il deflusso. Non esco. Faccio defluire lentamente. Quindi la lama fa da valvola. La lama fa da valvola. Premo. Mi date la pressione arteriosa di sto ragazzo, per piacere? Grazie. Una rupina. Ecco, dammi una pinza. Hai usato l'aceticolina? Sì. No, scusami, la... Aceticolina. L'acetilcolina. Aceticolina, usato. Non ci metti un po' di viscoelastico a basso peso molecolare in camera? Ora no. Non voglio fare niente di... Lava la cornea. Dai, metti viscoelastico sulla cornea. Triangolino. Ivan, buono, bravo. Dammi la Lorenzo. Poco. Perché tieni che fa? E fa spesa. Quant'è la pressione, ragazzi? È quando accillo fai tu. E vuoi che ti dica, siete tutte e due le stofanti. Fammi vedere. Perché lui non lo dice. Non mi piace, guarda in cielo per favore, Ivan, voglio devo allargare la centesi, eh? Fermo Ivan. Viscolasti. Oh no. Padre eterno, per favore, ragazze, me lo dovete sedare il paziente, per favore.
Fermo, fermo. Ivan, state fermo, per piacere, abbiamo quasi finito. Per favore. Sigaro. Non mi toccate troppo, che se ne sono stai, lascia qua, dammi il punzone. Ivan, solleva la testa, per favore, bravo. Fermo, stai fermo. No, no, mi devi dare l'ago da insulina. Lava ora, lava soltanto. Leva il flap. Togli, via, punzona. Fermo Ivan, fermo. Ciacabadu, eccolo là. Là. Dammi le pinze. E no, e Ivan, stati fermi, ti prego. Ti hanno fatto tanto, sai, però tu sei troppo agitato, l'intervento sta andando benissimo, la parte più complicata del... Ivan, ascoltami, dai un respiro lungo. La parte più complicata dell'intervento è finita, ora dobbiamo solo concluderlo. E quindi se ti fai prendere dal panico ora non andiamo più bene. Sì, però attenzione, attenzione alle mani, Ivano, non mi inquinare il tavolo operatorio. Fammi vedere dove sta. No, vic. Lavano poco. Ivan, sta fermo, ti prego. Che dici? Ma dai, stai buono, sta andando tutto bene, perché ti muovi? Questo lo devo togliere. Fermo. Non è. Senti, però Ivan, però se, ragazze vuole. Che dite, lo vogliamo finire questo intervento o no? Vedete come il chirurgo sta cercando il corretto posizionamento del terminale della valvola in camera, che non lo aveva soddisfatto, per cui ha rimosso. Fermo. Devo andare solo. No, fermo. La modesta irrequietezza del paziente chiaramente non facilita le manovre di Lucio. Intanto non so se nell'altra sala del dottor Ferreri si stiano preparando per l'ultimo intervento. Vedete la paracentesi di servizio che fa entrare del visco materiale per riequilibrare il valore del tono e la profondità della camera. E prima era servita per la decompressione della camera anteriore. Con un modesto sanguinamento refluo, però che adesso, riequilibrando il valore del tono... Sto sotto, hai capito? Si è ridotto. Ivan, per favore, Ivan,
E ti prego, buono buono, dai, cerchiamo di sistemarlo questo oggetto, o no? O vuoi rimanere così, fammi capire. Mo' non mi piace più, se bestemmi non mi piace più. Ivan, è buono buono. C'ho la radice, ecco. Eccolo qua. No, sono nella radice dell'iride, capito? Dammi il visco pesante, dai. No, però se ti muovi io non riesco a finire. Vedete che forse un po' di silenzio e di rispettoso silenzio è dovuto in questi momenti. Dammi visco pesante. In cui l'azione chirurgica si spiega da sola, così come i problemi che il chirurgo deve risolvere. Che c'è? Ui. No, stai respirando bene. Com'è non respiri? E se non respiravi, eri già morto, Ivan. Aia che... Dai che ce la facciamo, su, bravo, forza che ce la facciamo. Dai che abbiamo finito, dai. È quello che è necessario, ma secondo te mi sto divertendo, io cerco di aiutarti. Vittorio, visto che il collegamento a una certa ora poi finisce, sì, possiamo intanto cominciare in contemporanea l'intervento di Ferreri? Avevo chiesto difatti di essere sicuro, credo che siano quasi pronti. Stavo vedendo dal monitor di servizio, c'hanno gli ultimi momenti di preparazione. Sì, sì, bravo. Faccio tutte le pause che vuoi. E mi sono fermato. No, però non ti muovere con la testa. Hanno... No, ma un po' di bardato il terminale fare... del Grazie. Microscopio operatorio per poter fare la sclerectomia laser assistita, così che ci sia una protezione sterile sul terminale della sorgente laser. Quindi regia, mettiamo un attimo la telecamera esterna della sala 2. Ecco, vedete? È fatto, è entrato. Bravo. Torniamo un secondo su Lucio Zeppa. Ragazzi, è finito l'intervento, vedete? Alza il mento. Lucio, bravissimo, bravissimo, si vede che è in camera. Una piccola zoomata. Guarda qua, eccolo. Perfetto. Qua, indenta bene sull'iride, vedi? Ora metto, Ivan, però... È un applauso spontaneo, sai Lucio, è un applauso spontaneo. Grazie. Venuto dal cuore ora... di tutti. Ma scusatemi, per favore, ma scusa un attimo, ma che dobbiamo fare? Vogliamo qualche fente, resto no? Lo dovevi tenere pronto prima però, figlia mia, Allora torniamo sul Lucio Zeppa, sta adesso per poggiare la sclera del flap sopra. Credo che abbia rinunziato al patch. Sì, ho rinunziato al patch perché deformava un po' la superficie. Sì, e ti complicava l'immissione del tubo. Ho messo la colla. Mamma mia, che sei. E ora dobbiamo lavare con la natopina. Aspettare un poco che abbia effetto la colla. Mamma mia, bello. Che incubo. Dai, Ivan, dai. Allora, Ivan, ascolta, la valvola l'ho messa, l'ho sistemata, il patch l'ho incollato. Ora ho fatto tutto, dammi il patch. Ora dobbiamo solo mettere dei punti sulla congiuntiva. No, fammi vedere quanto è grosso, Chris. No, più grande, che faccio con questo? Quindi vuoi mettere un'ulteriore protezione sclerale sopra il flap? Sì. In maniera tale che il percorso del tubo non sia deformato, ma nello stesso tempo tu abbia maggior tessuto, tra virgolette, di protezione per quel minus. Questo è troppo giovane, questo ragazzo, per ci avete fatto? Certo, per rimanere solo con questa protezione, con una sclera sottile. Dottor Ferreri, puoi cominciare intanto? Questo lo metterai pure con la colla, Lucio? Sì, sì. Perfetto. Ok, allora noi ci spostiamo sull'altra sala, mettiamo picture in picture di, casomai, di Lucio Zeppa. Paolo, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. La persona che abbiamo qui con noi, tagliamo l'ago per favore, è una persona con un
un scompenso tonometrico in pseudofagica diabetica. Abbiamo optato, la scelta chirurgica è quella di eseguire una sclerectomia laser assistita con un laser ad anidride carbonica. Una sclerectomia profonda? Sclerectomia profonda, sì. Quindi un intervento filtrante non penetrante? Non penetrante, che ci permette di mantenere una certa safeguard sul sanguinamento interno dell'occhio diabetico, che è sempre una grande problematica. E di non aprire la camera, naturalmente. E di non aprire la camera, che ci aiuta, che ci limita tante, tante grosse problematiche. Tiralo verso il basso. Perfetto. Bene. Punto di trazione limbare per sì, in seta posizionare. Vergine. Sì. C'ha anche una parabulbare il paziente? Sì, sì, è stata fatta una parabulbare. Ok. Tira Mirko, tira per favore, grazie. Intanto vedete che Lucio Zeppa sta modellando il suo patch al di sopra del flap. Scollamento con piccole forbici di Vannas, vediamo. Quindi scollata la congiuntiva e pulito il piano, anche tu produrrai un flap sclerale. Sì, esattamente. E poi con la mascherina del laser andrai a fare il trattamento. Un laser estremamente comodo, permette di... È integrato al microscopio, giusto? È integrato al microscopio, sì, asciuga. Quindi grande qualità d'immagine, perché continui a mantenere il microscopio chirurgico. Sì, 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 c'è una comodità, non so se si percepisce. Beh, adesso poi lo vedremo, però abbiamo intravisto già che lo hai coperto con la cuffia sterile, sì. Quindi molto hai... comodo, il sistema è molto comodo da gestire, permette al chirurgo operatore di poter gestire in maniera autonoma centratura e posizionamento dell'line bin durante il trattamento, per potersi spostare con estrema precisione, serenità. Certo. Asciuga per cortesia. Vedete che nonostante le chirurgie siano state impegnative e qualche volta con piccoli problemi, come nel caso di Lucio, stiamo mantenendo gli orari previsti dagli organizzatori, che prevedono fino alle 12.30 la seduta chirurgica. Mentre tu finisci di scolare la congiuntiva, torniamo un secondo da Lucio, in regia, invertiamo le immagini. Allora, patch sopra, allora, sportello. Questo l'ho dovuto sezionare, l'ho dovuto fare una dissezione per poterlo mettere, Vicryl. Cioè ne hai ridotto lo spessore? Sì, perché non ballava, questa è dura madre, quindi ne ho ridotto lo spessore. Perfetto, e poi stai usando lo stesso della colla per sì, sovrapporlo. Quindi adesso attirerai la congiuntiva e andrai a chiudere la congiuntiva e basta. Sì, mi dai una pinza... Ok, allora possiamo ritornare a regia sul dottor Ferreri. Stiamo vedendo delle manovre di scollamento posteriore della tasca congiuntivale. Dai. Mazza da golf, per favore. Una pinza. Vedete che nella sala di Ferreri lui sta lavorando di fino per quello che riguarda la toilette del piano episclerale, non solo usando l'asciughino, ma anche proprio cercando di allontanare tutto il tessuto della capsulare dalla zona dove verrà prodotto lo sportello, mentre intanto Lucio Zeppa sta annodando le ultime suture di copertura della congiuntiva. Stai mettendo della mitomicina, Paolo? Sì, fra poco. Come finisco di pulire il piano sclerale,
metteremo dei patch di mitomicina. 3 minuti anche tu? 3 minuti anch'io. Esci per favore. Sciacqua un po' la cornea che si sta asciugando e dammi il cauterio. Ok, pulizia quindi della zona limbare. Allora, mentre tu completi la pulizia e userai la mitomicina, stai facendo queste cauterizzazioni, noi diamo tutto schermo a Lucio Zeppa, regia. Dammi un altro asciugino, per favore. Silvio, tutto schermo a Lucio Zeppa. Lucio, così. Conclusioni? Conclusioni che... È andata. È andata, abbiamo portato i posteriori a casa anche oggi. La cosa importante è in chirurgia non farsi mai prendere dal panico, sapere sempre quello che si deve fare, mantenere sempre la mente libera da qualsiasi tentativo di superare gli ostacoli in maniera anomala. E quindi vedete che ho superato qua la vecchia trabeculectomia, qua ho un bello spessore, già sta filtrando posteriormente una siringa con acqua. Sì, si vede. Va bene, quindi questo paziente userà atropina nel post-operatorio? Assolutamente. Perfetto. Lucio, eccomi. Sono Angelo, ti faccio i complimenti perché lo dicevo prima a loro, hai fatto un intervento per risolvere il caso clinico, cioè non hai cercato nessuna scorciatoia per finire l'intervento, quindi veramente ti faccio i complimenti che ti meriti. Grazie. Per favore ora solo agli infermieri di sala, cortesemente mettiamo un mannitolo, facciamo scendere 100 cc in maniera rapida e poi facciamo 100 cc in maniera lenta. Perché? Perché c'è ancora un occhio dove ho lasciato in camera anteriore un viscoelastico leggero. E ora non voglio un ipertono massiccio. Sì, questa però, valvola funzionerà fra poco. Però Lucio, quel mannitolo lavora sul vitreo, quindi tu svuoti il vitreo e aumenti lo spazio a disposizione della coroide per potersi distaccare, tra virgolette. Vittorio, sì, il concetto è questo, però questa è la mia esperienza. Io in questo momento in un occhio così devo fare questo. Un calcio antagonista per via sistemica che diminuendo... Cosa? Un calcio antagonista per via sistemica che diminuendo le resistenze venose periferiche facilita il deflusso. Credo che ce l'abbiano fatto, credo che avete fatto un ipotensivante prima? No, che avete fatto? Hanno fatto. Lo so, però ho capito, il mannitolo dà spazio, diciamo, tra virgolette diminuisce, aumenta il volume a disposizione della coroide o diminuisce il volume del vitro. Va bene, grazie Lucio, ti aspettiamo qui nell'angolo. Dottor Ferreri, a tutto quadro? Allora, il beam che vediamo... Sì, dritto per favore. Il beam è il puntatore che mi dà le dimensioni del 5 mm con cui sarebbe opportuno... Quindi fare... ne vediamo due perché sono il limite destro e sinistro? Esattamente. Perfetto. E per la parte posteriore sono sempre poi loro? Per la parte posteriore utilizzerò sempre loro, io mi assicuro di essere sul piano corretto, per cui comunque confermo con un compasso le dimensioni. E quindi poi andremo di sotto a marcarlo qua sotto, confrontiamo i 5 mm che sono qualcosina più giù. Va bene. Allora, l'asciughino, mi serve la lancia, creiamo lo sportello per favore. Listata. Quindi vediamo i puntini blu posteriori e sì, i due anteriori. Esattamente. Vado a fare la creazione del flap. Come si diceva prima, quindi sfruttando...
No, diciamo che puoi avanzare quanto vuoi sul versante corneale prima di sganciare il limite posteriore, Angelo. Dipende se ti serve uno scollamento, come dire, intrastromale corneale più avanzato, o ti conviene scollare dopo, naturalmente, perché così hai la tensione, la stabilità. Se invece così, diciamo, vuoi poi finire a mano, come sta facendo adesso il dottor Ferreri, puoi naturalmente sganciare prima e poi rifinire a mano. Tira. Lui, dovendo fare una sclerectomia profonda, ovviamente deve avere un controllo della profondità maggiore per poter poi partire dal piano corretto. Certo, quindi forse una visibilità diretta è più, diciamo, facilita il chirurgo nelle azioni finali di preparazione. Perché vedete che poi, poggiando bene la parte piatta del bevel up, il dottor Ferreri sta finendo di costruire l'avanzamento dello sportello nell'ambito della cerniera, che deve essere maggiore di quanto non si faccia in una trabeculectomia, perché deve contenere, certo, quindi lievemente trapezoidale eventualmente potrebbe essere lo sportello con una base maggiore. Prendi più tessuto, per favore, stringi, tira più forte. Ecco, vedete, ultime rifiniture di avanzamento che però ci danno l'idea di un mantenimento omogeneo del piano a destra e a sinistra, e fa bene Paolo a, come dire, scollare lievemente in obliquo la cerniera in maniera da tira, avere per favore, verso la cornea, verso una i piedi. Base di ribaltamento più grande, come dicevi tu. Un asciughino, per cortesia. Siamo quasi arrivati alla membrana descemetocelica, andiamo a regolare un po' di più il profilo del taglio, va bene, lascia, lussiamo il bulbo in giù, per favore. Ecco, un trucco potrebbe essere cominciare le incisioni laterali già sulla cornea, in maniera da avere un piccolo invito. Infatti, quello che non so se si è visto all'inizio, eccole qui, da cui sono partito e dove mi arrivo, appunto, per regolarmi la profondità a livello corneale dello sportello, per l'avanzamento della o ribaltamento che si voglia dire. Si può dire. Vedere un piano abbastanza liscio, qui c'è la presenza di una profonda che fra poco smetterà. I patch di mitomicina, per cortesia. Una pinza in più. Tre minuti, per cortesia, sì. L'altro uno, allora, mitomicina 3 minuti anche tu, Paolo? Sì, sì. Ok, posteriormente solo, quindi nel letto no? Sì, sì, no, anche nel letto. Anche nel letto? È paziente diabetica, bisogna essere un pochettino più presenti in queste manovre e bisogna evitare qualsiasi forma di problematica. Ovviamente, in quanto diabetica, anche avendo una pressione diastolica ben compensata in questo momento, perché abbiamo un valore di 130 su 70, sanguina discretamente. Ribaltiamo lo sportello, mi date una congiuntivale, per cortesia. Qualcuno ha preso il tempo? Senti, il laser che userai, diciamo, ha dei settaggi oppure ha dei valori, come dire, fissi? Allora, sono dei valori fissi a 21 watt, è un laser che usa l'anidride carbonica. CO2, sì? Sì, per creare un raggio laser che all'incirca brucia fra i 150 e i 200 micron di spessore a colpo a 30 micron, chiedo scusa. E la caratteristica, la vera comodità di questa macchina è che ha la caratteristica di non impattare quando il letto... non è, il letto chirurgico non è completamente asciutto, quindi utilissima nella fase della slaminazione, della bruciatura della membrana descemetocelica, perché essendo quando si presenta il liquido il laser non brucia il tessuto e quindi non abbiamo il rischio, che poi la complicazione maggiore di questa chirurgia, di entrare in camera anteriore e di dover essere obbligati a trasformare la chirurgia in una filtrante con penetrazione. In questo momento aspettiamo qualche minuto,
ci assicuriamo. Quindi intanto stiamo calcolando i 3 minuti di mitomicina. Sì. 50 secondi ancora. Preparate l'acqua, per favore. La preparazione di mitomicina è quella standard? Sì. Sì, sì. Due panci applicati, 3 minuti, finito il tempo, prendete l'acqua per favore. Vai, dammi a me, c'è qui. Così ok, quindi poi viene lavata per bene come al solito, anche sotto la congiuntiva nelle due tasche, diciamo. Ok, un asciughino per cortesia. Percentuale della mitomicina 0,2, abbiamo fatto dei patch. Ora partiremo con l'Aiming Bing. Mi dai una sclerale? Il pedale del laser sta qui. Ok. Ok, vediamo il beam. Questo è l'Aiming Bing del laser. Bisogna pulire bene e togliere quel sangue ogni volta per far sì che l'effetto sia... Come dicevo inizialmente, asciughino pulito in continuazione, per favore. Bisogna avere un letto sclerale piuttosto pulito. Ricordo male che appena uscirà dell'acqua il laser non funzionerà più? Esattamente, il motivo è proprio questo per cui è necessario avere un letto sclerale piuttosto asciutto. Quindi diventa sia un segnale di sicurezza che di conferma. Di conferma, esattamente. Ora abbiamo trovato il piano su cui iniziare. Okay. Andiamo a centrare. Poco poco più verso la testa l'immagine, ancora un po'? Così? Testa, verso di te. No, no. Contrario. Ancora un po'? Va bene? Ancora un pochino. Ancora un po'? Perfetto, così anche la zona della cerniera è ben visibile. Quindi tu hai un pedale col quale fai partire il trattamento? Sì, sì. Allora, dobbiamo centrare gli aim bin in maniera tale da creare un unico punto di messa a fuoco. Vedete come si avvicinano i punti del laser, si devono sovrapporre fra di loro. Va bene, abbiamo la possibilità di muoverne in verticale o in orizzontale e sul piano laterale di muovere l'aim bin. Ora per necessità chirurgiche mi devo per forza, perché sono già a fondo corsa per quanto riguarda la possibilità di spostare il puntatore laser. Allora, una pinza ce l'ho io. Vediamo se ho smesso di sanguinare. Tieni questa pinza e iniziamo. Per cui spero che sia centrata l'immagine per, sì, anche per voi. Si fanno dei primi trattamenti sulla base per... Quindi più lontano dalla cerniera per sì, ora? Sì, sì, per creare una specie di bacino. Eccolo qui. Abbiamo visto. Si vede chiaramente la bruciatura che è effetto il laser. E per cui andiamo a... La zona posteriore diventa quasi un'area di raccolta della, sì, percolazione. Esattamente, andiamo a creare una depressione sclerale che ci permette, vedi come quando colpisce il laser impatta, crea una struttura, si deprime. Certo, perché si ustiona, diciamo, le fibre e quindi si retraggono e si crea spazio. Esattamente, quindi a colpi di 30 micron possiamo regolarci quanto fare profondo questo bacino. Io lo chiamo un bacino di drenaggio in cui ci sarà una raccolta del liquido percolante nei primi giorni che, certo, come sappiamo... Come in siciliano si sarebbe detto la gebbia, no? La gebbia, esattamente. Ah, gebbia, esatto. Esattamente, quello è lo scopo nostro, creare un piccolo bacino che credo adesso sia ben chiaramente visibile il primo, certo, scalino. Dai una zoomata se possibile, sì, se non ti dà fastidio. No, no, assolutamente, no, anzi. Vai, molto bene. Quindi vediamo un diverso colorito, vediamo anche un pizzico di macchia scura, segno dell'ustione. Esattamente. E si è creata una piccola vaschetta. Come vedete si inizia a travedere il marrone dietro, segno che l'uvia non è lontana. Sì. Non so se riesce, sì, sì, a percepirsi al monitor. Quindi questo trattamento prosegue adesso fino in avanti? Ora no, ora ci creiamo direttamente, dopo aver creato questo, ci spostiamo modificando un asciughino pulito, per favore,
si modifica il profilo del laser che è da quadrato diventa parallelepipedo, mi permette di... Una pinza per favore? No, una congiuntivale per cortesia. Mi permette di poter meglio inquadrare e trattare la struttura che a noi interessa di più in questo caso. E il flap va protetto un po' come succede nella chirurgia refrattiva o non c'è bisogno? Il flap sarebbe opportuno sempre, come adesso io farò, perché come potete vedere l'anello, il laser proietta una figura che è ben lontana dallo sportello, non so se si riesce ad apprezzare. Sì, certo. Quindi ora io do un colpo per percepire dove arriva. Eccolo qui. Cioè è un pedale col quale fai partire uno scatto. Pedale, è un pedale che si comanda in prima persona. Certo. Come potete vedere il laser esegue delle bruciature costanti di 30 micron in 30 micron. Basta avere l'attenzione di non far precipitare il puntatore del line beam sullo sportello. Certo. Per evitarne... Per questo facevo la similitudine con la refrattiva. Come potete vedere si inizia a intravedere una trasparenza, il numero del trattamento è, mi sa che abbiamo bucato anche con questo laser. Quindi sufficiente così? Sì, sì, è andato un attimino oltre, un tessuto irregolare, abbiamo avuto una piccola perforazione. Dai un asciughino pulito per cortesia. Eh sì. Convenienti del mestiere, anche con un laser che tecnicamente doveva essere molto sicuro, abbiamo avuto però come vedete a questo punto quella struttura briglia può essere un po' rilasciata, diciamo, per ammorbidire la trazione. Non è molto tirato, lo riduco, non è, vedete, è già abbandonata al suo peso l'assa. Sì, sì, no, non è quella la causa. Tutto sommato percola bene, non si è svuotato, non abbiamo avuto lo svuotamento della camera. Quindi c'è una prima zona, quella più vicina all'imbus, dove deve percolare, che è lievemente più profonda. Profondo. Poi c'è una spalla di sclera, diciamo, ecco, e poi c'è l'altra vasca di raccolta. Come si è già riempito qua sotto. Ok. Lo vado a pulire per... Suturerai adesso i due lembi dello sportello, i due angoli? Sì. Andiamo a vedere che esce un po' di liquido. E andiamo a eseguire una sutura angolare. Le suture per favore in nylon. Li possiamo accendere magari? Il trattamento è piuttosto sicuro, in questo caso abbiamo avuto un getto un po' più potente che per fortuna non ha completamente aperto la membrana, quindi possiamo veramente conservarlo in questo termine. Il punto per favore. Perfetto, quindi in due sessioni di chirurgia in diretta qui dalla clinica oculistica dell'Università di Bari, il professor Alessio e tutto il comitato direttivo e organizzatore di Sigla ci hanno offerto due slot di chirurgia, ognuna diversa, sempre con delle novità, delle particolarità. Ogni chirurgo ci ha fatto vedere quelle che sono i suoi tricks, i suoi piccoli segreti, le sue piccole situazioni di emergenza che sa risolvere, come nel caso di Lucio Zeppa, piuttosto che degli altri, molto bene, quando si è parlato anche per esempio con Marco Nardi del suo device. Un programma chirurgico quindi che è stato all'altezza, spero, delle vostre aspettative e che sicuramente è stato gestito in maniera ottimale. Possiamo lasciare le immagini chirurgiche che sono migliori delle mie per la regia. Una realtà chirurgica che è stata offerta da Sigla a voi tutti quanti che siete lì in aula, attenti osservatori, grazie alla perfetta organizzazione del team di Gianni Alessio, di tutto il personale di sala operatoria, dei colleghi anestesisti, degli infermieri, dei tecnici delle aziende che hanno supportato i chirurghi nell'ambito di queste sessioni di chirurgia in diretta, che penso meritino un applauso da parte dell'aula verso tutti quanti coloro che si sono affannati e impegnati per realizzare un programma interessante.
piacevole. E quindi con queste ultime immagini del dottor Ferreri, io penso che dall'ospedale consorziale, dalle sale operatorie, della clinica oculistica, fra poco lasceremo il contatto, lasciando ai colleghi lì al congresso la gestione dell'altra parte della mattinata e del proseguimento dei lavori. Noi speriamo di essere stati, come dire, piccoli commentatori di una realtà chirurgica interessante, di una mattinata piacevole che darà a tutti quanti noi la possibilità di portare a casa un qualcosa in più per il nostro domani. Grazie.